Ciao Vez, benvenuti in un nuovo episodio di Double 21.5 insieme a Kira. Faina è come sempre, Ciao. ma Faina entrerà ogni tanto. Ciao. Ah, che fortuna, mai avevano ragione. Ha salvato il mondo. Qua sto facendo alluminio. Vabbè, chi se ne frega, fallo tu. Allora, oggi faremo la cosa che stava craftando il nostro amico Kira. He's back. Che sarebbero gli item Tesseract? Sono diversi. Oh, vabbè. Allora, oggi amplieremo il nostro smistamento chest e sarà il momento di utilizzare un po' i logistic pipe, perché se vi siete domandati adesso a che cacchio mi servivano, lo capirete molto presto. Allora, mettiamo un item tessera qua. Guardate, il basic si aggancia perfettamente. Oh my god. Attiviamo È questa, della stessa taglia. gli mettiamo, non so, Towncraft, perché utilizzeremo la cosa là. Ora il basic è agganciato, però non funzionante, Ah, perché finalmente, ne servono... indovina che si è spawnato. Cosa? Indovina cosa è spawnato. Cosa? L'Iron Golem? Yep. Uccidilo. Allora, se non sbaglio, la Logistic Pipe con gli item Tesseract dovrebbe tipo utilizzare come se fosse un tubo continuo virtuale, se non sbaglio. Guarda Collegando... qua, DJ, citazione. Vai Iron Ball, scelgo te. No. Sì, ma contro il muro lo uccidi. Allora, visto Quello che voglio per la fare. Towncraft dobbiamo andare su e giù a prendere oggetti, eccetera, eccetera, mettiamo questo item tessera qua. Gli mettiamo Towncraft, naturalmente. Ora gli diciamo: guarda, io voglio che tu mi fai una cosa molto veloce. Motherfucker. Allora, mi fai una cosa molto veloce. Te devi craftarmi questo, questo e Una questo. pompa. E senza problema. Vuoi una pompa? Una No, pompa. che cazzo! Lasciamo stare. Allora, scendiamo giù. Dobbiamo fare il request pipe. Naturalmente, noi lo facciamo potenziato al terzo livello. Quindi facciamo il 2. Via questo. E facciamo il diamond. Quello potenziato MK2. Quello che può essere attivato senza dover usare una wrench e tutte quelle cose là. Così non siamo vincolati dalle wrench. Le wrench un giorno conquisteranno il mondo! Muoh, non è vero. Finché ci sono i tubi MK2, non è vero. LOL. Allora, andiamo a posizionare il nostro tubo fuori casa. Fuori casa, proprio fuori casa. Già stanno iniziando a spawnare persone. Che cacchio stai combinando tu? Voglio negare l'Iron Golem. Ah. Vabbè. Mettiamo il request. Ta-dan! Ta-dan! Con l'item Tesseract è stato collegato perfettamente il request pipe. Sì, Lo adesso so. tu Fa cagare. è danno. Tac. Ah, Via. io voglio... Aspetta, adesso lo lascio sopra uno zombie. Lol. Quindi zombie. Qui, zombie. Eccolo qua. Allora, mettiamo l'item tessera qua dentro, così non si vede nemmeno. Mettiamo frequenza Towncraft. Mettiamo il nostro. Dovrebbe anche con questo, se non sbaglio. Sì, ok. Fa un po' da pirulino, a dire la verità. No, lasciamo stare. Allora, perché devo metterlo per terra? Non posso metterlo più alto. Tipo, qua, la wrench. Aia. Allora, prendiamo il nostro Quarried Block. Ah, sì, perché si domandava, questi qua sono il contrario della roccia nera. Questa è la roccia nera, la Dark Stone, mi sembra. Quella bianca la trovate di più in L'ho superficie, vista. ve l'abbiamo fatta vedere in un episodio. È lo stesso coso, la cucinate, vi creerà i blocco, che è quello con gli angoli smussati. E poi mettendolo nella crafting, vi darà i blocchi questi qua, poi quelli più piccoli, eccetera, eccetera, vedete? Un blocco fa tutto, quindi state tranquilli. Allora, gli mettiamo l'item tessera qua. Ok. Ok.
Gli mettiamo frequenza Towncraft di nuovo, naturalmente. Così, no? Così. Ta-da! Request tube. Noi adesso diciamo, mi serve un po' di blocchi di lapislazzoli, 5. Ta-da! 5 blocchi di lapislazzoli, tutto insieme. Yeah! Questo qua può Punto essere, d'intro. sì, può essere anche utile per dire, cazzo, non mi serve più niente, butto via tutto. Quello là lo devo vedere bene, perché questo qua è per richiedere gli oggetti dallo smistamento chest. Quello per rimetterli dentro servirà una chest. Quindi devo pensarci bene per quello. C'è l'extractor tube. E voi? Extractor tube. Va bene, va bene. Extractor. What the hell? Come si crafta? No, lascia stare. Fai un MK. La sto Fai craftando. un MK normale, questo qua. Marcus Cron è normale. Sì, esatto. Cosa devo scrivere? Dimmi cosa devo scrivere nella MK e name. prendi il tubo rosso. No, lo faccio io. Tu craftami niente. Ce l'ho Una fatta cesta. io. Ce l'ho fatta. Di MK. iron, se vuoi. Anche di chest normale, chest. Logistic chassis MK1. Sì. E poi se Eccolo. riesci un extractor MK3. Un po' costoso, ma Fatto. come è Già fatto? Ah. fatto. Fai un advanced extractor MK3 se riesci. Se no anche l'MK2 dovrebbe essere giù. Buono. Advanced. Non c'è nessun advanced MK3. Modulo, extractor, scrivi extractor. Ma è un modulo? Sì. Extractor module, advanced extractor, extractor MK2, advanced MK3, eccolo qua. What the hell? Fai il primo. Io ti faccio i gear se vuoi. Allora, cobblestone. No, ci ha fatto. Come già fatto? Te lo sei Il suo bravo gibbato? non ci mette. No. Ok, tu fallo e Cosa? intanto utilizziamo queste cose per Aspetta, mi mettere. manca una cosa. Mi manca l'Iron Gear. L'iron gear. Yep, lo sto facendo di qua. Ok. Se vuoi ti faccio il resto dei gear. Sì, falli tutti, dai. Falli e mettili nello smistamento. Ok. Cobblestone. Ho fatto Gear. extractor module. Lol. Poi mi serve questo, non questo. Eccolo qua, questo. Questo l'ho fatto. Serve un ghiar d'oro e uno di diamante e basta. Ok. Gold. Aspetta, lo sto facendo io il gold. Infatti sto aspettando il tuo. Ok. Questo qua, via, via, via. Fatto? No. Abbiamo solamente così poco Sì. Bisogna andare a scavare. O c'è la quarry. Diamond Oddio, e... perché Ta-da. me? Oddio, dice, ho trovato un bacchissimo. Cosa? Guarda, aspetta. Catturiamo. Guarda. Mettiamo il release mode, vieni qui, apri qui, qui dentro c'era un villager. Chiudi. Vai. Chiudi, guarda. Capture, vieni. Ce la fai? Ok, aspetta. Guarda.
attacca perché credo che loro l'hanno attaccato, invece è il danno. LOL. No, io ci so quello che ti dava le bistecche per lo smeraldo. Venga. E dov'è il modulo? Ok, extract advanced, extract modulo. Quello è fatto il golden, ha Questo fatto il golden. M2 e quello dorato da l'extractor MK3 advanced. Cosa ci permette di fare questo? Fa lo stesso effetto dell'import bus, solo che non è collegabile tramite teletransport pipe, quindi ci tocca usare questo qua per forza. Andiamo sperando che funzioni il tutto, vediamo. Nella casetta della Towncraft. Sto arrivando. Sono entrato. Allora, posizioniamo questo tubo qua. Allora, questo. No, sto scherzando. Questo. Lo posizioniamo qua. All'interno dobbiamo usare una wrench per forza qua. Gli mettiamo l'extractor, che ci prenderà dal... Oh cacchio, di là è nord. Di là è Guarda la mappa. west, west, ok. Ci prenderà dal west, quindi non dall'alto, da questa cesta qui. Questo non si deve collegare, a dire la verità, ma va bene lo stesso. Aspetta, se io questo qua lo collego, succede qualcosa? No. Perché non mi trova niente? Io di questa mod non me ne... Da quando l'hanno modificata non ne capisco più niente, quindi è tutta cosa che devi saper tu. Cos'è? LOL, questo non lo sapevo. Se te metti una Cosa? cesta davanti, te la richiede dentro la cesta. Che Questo l'ha sempre fatto. cazzo stai facendo? Ma stai registrando? Sì, sto registrando. No, non funziona perché... No, scemo anch'io. Bastava così. Scemo anch'io. Questo via. Dove cacchio è la chest qua? Se noi mettiamo la chest, qua li mettiamo con la branch il... Questo qua li mettiamo sicchi, li mettiamo down. Dovrebbe raccogliere dal down tutto. Quindi se noi mettiamo dentro questo... Io quando arrivo in questi chunk mi glitcho il video, perché? Mi si è bloccato. Cosa? Vabbè, prenderlo. No, ma che stronzata che stiamo facendo? Cosa? Perché? Vieni a vedere il query. È pieno d'acqua, lo so. L'hai fatto tu. No, ma sto coso crea cobblestone. Come crea cobblestone? Quindi il query sta scavando cobblestone da... Ah, perché questa è lava. Guarda qui, questa roba crea cobblestone. Adesso l'ho chiusa. Chiudila perché quella Cos'è? là lo blocca a un certo punto. Ok, riprendiamo. Allora, ho sbagliato la cosa. Deve uscire un solo tubo dall'item tesseract, che se no va in mona tutto. Quindi bisogna riorganizzare i nostri tubi. Quindi l'item tesseract sarà una schifezza che uscirà dal muro, ma va bene. Allora, organizziamo i nostri tubi. Gli facciamo uscire un... Via. Uè. Via questo. Allora, l'item tesseract lo mettiamo qui.
Facciamo uscire da quello un basic, questo qua. Hai un golden tube? O lo vengo a fare? Richiedilo che ci sono nello smistamento. Stavo scherzando. Come minchia faccio a Se metterlo? non ci sono, li vado a fare. Vediamo mucca mucca mucca. Mi sa che ho bisogno di... un altro item Tesseract. Aspetta che te lo faccio. Perché è una Che mod stai nuova. facendo? Fatta. Ah, mica stai registrando. Bene, craftiamo tutto e riprenderemo. Oh, gay! Oh, gay! Tanti. Allora, la piccola scoperta che abbiamo fatto: abbiamo provato un paio di tubi, non funziona nada. Non so qual è il problema, ma mi ricordo che funziona dalla spotlight che ha fatto Direwolf. Me lo sono andato a rivedere. Non vanno i provider né gli MK2 con gli item tesseract. Quindi l'unica cosa è fare una Ender Chest. E malogrado, malogrado veramente, abbiamo scoperto che le Ender Chest non possiamo più craftarle in natura, come dire, con la Blaze Rod, perché con la Blaze Rod non viene più fuori niente. Minimstone e Blaze Rod non fa più niente. Hanno risolto il bug più bello del mondo. Altro che bug, era la cosa più utile che poteva esserci. Niente, l'hanno risolta. L'altro bug è che dovremmo andare nel Nether a uccidere Blaze all'infinito. Abbiamo anche per fortuna la farm, però è altamente inutile. Io qua metto sto Request Tube semplicissimo così. Lo agganciamo a questo Towncraft. Ok. Così abbiamo il request quando serve per la Towncraft. Possiamo richiedere oggetti. L'unico problema è, come ho detto, che per fare l'ender chest che ci servirà, perché basterà mettere un ender chest collegata all'impianto della Pride Energistic che automaticamente prende tutti gli item e li butta dentro lo smistamento chest. Quindi sarebbe tipo un autosmistaggio, possiamo dire. O un altro della Towncraft, vabbè, dopo lo vedremo. L'unico problema in più è che la Soul Shard mod ora bisogna andare per forza nel land. Il Blaze bisogna andare per forza nel Nether, quindi dobbiamo armarci. E abbiamo già in mente cosa fare. Una volta Voglio uno. armarmi con le armi, voglio armarmi con le armi. Esatto. Uno una volta ci ha detto: ma io voglio vedere com'è sta Dicevi un attimo, armatura dicevi un attimo. della Dicevi un attimo, Power dicevi un Suite. attimo. Aspetta un attimo, della Dicevi un Power. attimo, dicevi un attimo. Vedi, LOL. lo vedi? Provaci tu. Oh. Jungle Sapling. Io ho visto la texture del, non ci crederai, della plate, quella là della Tinker Construct. Che plate? Una plate arancione di bronzo, quella plate della faccia di Creeper. Cosa stai Forse è un po' facendo? buggata con l'Optifine. Cosa hai fatto? Niente, ho visto che quando hai droppato, ti ha droppato quella plate. Lol. Io ho trovato questo. Jungle Sapling. Vedi, vedi. L'ha fatto di nuovo. Ti giuro, lo vedo come la plate. Vuoi che ti faccio uno screen? Fai uno screen. Te lo mando su Facebook e poi lo metti. Aspetta. Stampa.
Come si faceva a Un togliere F2. la mano? F1, F2. F1, no, F1, eccola qua, F12 lo screen. No, F2 è lo screen. No, L'ha fatto? devi vederlo Aspetta. te. Eccolo qua. Sì, l'ha Apri. fatto, Rimetti l'ha la fatto, l'ha mano. fatto. L'ha fatto, dopo te li mando. Ok. Puff. Abbiamo un sapling di jungle. Inutile, però ce l'abbiamo. No, vabbè, questo non lo piantare, questo lo devo prima analizzare. Ah, ok. Questi qua così. Quindi dobbiamo armarci, come dicevo, uno nei commenti tanto tempo fa ci ha detto, perché voglio vedere com'è l'armatura Power Street. della Power Suite Modular Force Field, tutte quelle cose là, e le faremo in questi giorni. Quindi inizieremo nel prossimo episodio l'IC2, l'Industrial Craft, per avere energia, poi da quello passeremo alla nostra Modular Power Suite. Poi, oltre, dopo aver fatto quella modular power sheet, andremo nel Nether, andremo a spaccare i culi a tante belle persone. Poi faremo l'Ender Chest, faremo lo smistamento al contrario per la Towncraft. E da quello in poi avremo tantissimi episodi che non serve più registrare. E queste macchine sono fantastiche, quindi... Grazie a questo passaggio della macchina, il nostro Guarda, Kira guarda DJ, guarda. Guarda uscirà dalla serie. No, cosa è scusa. spawnato. L'Iron Golem. Salve. Quindi, sempre da DJ e Kira. È allo studio. LOL.